Buongiorno popolo di Asciugati! Oggi si parla di babysitter! Quella presenza per molti necessaria, a tratti odiata, spesso temuta, ma soventemente amata. La babysitter divide l'opinione pubblica. Spesso divide anche i genitori stessi, che non sempre sono d'accordo sul fatto di assumerne una. Ma cara, perché chiamare una babysitter quando puoi starci tu con Pippo tutto il giorno? Perché voglio una vita anch'io. Scusa, i nonni? Quali, i miei in Calabria o i tuoi a Bolzano? Quindi, sciolte le tensioni casalinghe, è appurato che a volte una persona estranea alla famiglia è necessaria per prendersi cura di tuo figlio, specialmente come nel nostro caso se i nonni vivono ad anni luce di distanza e non hai uno straccio di persona a cui lasciare tuo figlio, ti si palesa davanti agli occhi gigantesca e cubitale, monolitica, imponente, la scritta con la domanda più lecita del mondo. Chi? Già, chi? Chi è la persona a cui affiderai tuo figlio, piccolissimo, piccolo, medio, grande che sia, non importa, il tuo bambino, colui di cui vi siete presi cura unicamente voi per così tanti mesi, voi che siete gli unici a sapere come dargli il latte, quanto dargliene, come è abituato ad addormentarsi, le sue canzoncine preferite, quanta luce è abituato ad avere in camera durante il sonnellino, di quanto abbassare la trapparella, come adora essere imboccato, quanti grammi di pasta, quanto grandi tagliargli i pezzettini di hamburger, il canale preferito dei cartoni animati ed una miriade di altri dettagli importantissimi. Ed è quando hai a che fare con una babysitter che ti assale per la prima volta quel brivido gelido lungo la schiena, quella vocina malefica che ti sussurra all'orecchio il peggiore dei pensieri. Oh mio Dio, sono uguale a mia madre. Tutte le raccomandazioni di tua madre, che hai scansato e schifato per tutta la vita, le stai riproponendo papali papali alla babysitter con la stessa ansia con cui te le proponeva tua madre, che proponeva a te o ai nonni che ti portavano in vacanza una settimana. E tu pensavi, mamma mia, ma cosa mai potrà succedere? Con la babysitter non è più così. Non è più un "ma sì, cosa vuoi che succeda?". Con la babysitter è più un "se non verrà replicata su mio figlio tutta la procedura già rodata e studiata che gli propongo io sarà un disastro atomico". Lui piangerà, non dormirà, gli mancherò, urlerà, litigheranno, la babysitter si dispererà, lo lascerà, se ne andrà di casa e noi coleremo a picco in un mare di merda. Ma mi sa che ho divagato un attimo, torniamo un attimo alla questione del chi. Allora, sono vari i modi con cui i genitori possono reclutare una babysitter. I genitori assennati, in genere, si affidano alle raccomandazioni delle altre mamme, le mamme che conoscono al parchetto, oppure le mamme dei compagnetti di tuo figlio al nido, amiche in generale, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non si vuole andare alla cieca su una cosa così delicata. Ci vogliono delle reference fondate e verificate. Alle altre mamme si fanno domande molto puntuali, tipo: ma hai una precisa? Ha un bel modo di fare, sì. È automunita? Ha un titolo di studio, per caso? Ma soprattutto, è buona? Ha Instagram? I padri interessati, le madri invece preoccupate. E poi, ma se io le scrivo tipo alle 4 di notte perché ho bisogno, è una che risponde o... Sì, ti risponde, te lo dico io, male. Ma il fatto di farsi consigliare la babysitter da un conoscente, e ve lo dico io per esperienza, ha un aspetto negativo da non sottovalutare assolutamente. Ascoltate la zia Lodo. Quando condividi la babysitter con qualcuno e un giorno ti vedi costretta a scriverle, a chiamarla perché sei nella melma fino al collo di lavoro e tuo figlio ti aspetta sulla porta dell'asilo tipo trovatello e lei ti risponde: ciao Lodo, no mi dispiace, oggi tengo la bimba di Maria Luisa. Tu stramaledici lo stramaledettissimo momento in cui hai chiesto a Maria Luisa il contatto e ti viene un po' da strozzare Maria Luisa perché sicuramente quel giorno aveva un impegno molto meno importante del tuo e adesso sicuramente sarà dall'estetista a farsi le unghie mentre tu hai dovuto rimandare un'operazione a cuore aperto per colpa sua. Oddio, quando capita. Quindi ti capisce, no? Cioè, ti sei un po' tirato la zappa sui piedi da solo. Quindi, regola numero uno: se hai una brava babysitter, omertà assoluta, non lo devi dire a nessuno. Di conseguenza, i genitori, quando capiscono che non è produttivo affidarsi alle raccomandazioni dei conoscenti per trovare una babysitter, ricorrono all'addescamento sul campo. Un vero e proprio safari cittadino che in genere avviene al parchetto. Piazzano il proprio figlio sull'altalena e intanto si dedicano ad uno scrupolosissimo tata watching. Tutte le donne in compagnia di un bambino in quel momento potrebbero essere potenziali babysitter e quindi il bene più prezioso del mondo. E poi è comodissimo e fighissimo vederla agire direttamente sul campo perché tu hai già una preview di come potrebbero essere insieme a tuo figlio in quella stessa situazione. C'è quella che gli parla in inglese, fighissimo, quella che gli canta le canzoncine, quella che lo fa giocare, lo fa dipingere con i gessetti per terra, o quella che si limita a spingerlo con una mano e con l'altra scrolla Instagram. Insomma, un vero e proprio catalogo vivente. E quando il genitore ne trova una con un modo di fare che gli piace, avvia una del tutto casuale conversazione. Che bel bimbo! Ma quanti anni ha? E sei la sua mamma o la sua tata? Ah, ma dai! E tieni anche altri bambini? Che orari fai? Quindi questo è un avvertimento per tutte le
le papere. Quindi questo è un avvertimento per tutte le tate che accompagnano i bimbi al parchetto. Il parchetto è un po' come il palco delle audition di Italia's Got Talent, siete sempre sotto casting. E credetemi, è pieno di talent scout che vi bramano come loro. È un attimo che una persona a caso sconosciuta che tu credevi essere lì per una mattinata di svago insieme a suo figlio ti dà il golden buzzer e ti ritrovi immediatamente con un bimbo nuovo da accudire. Magari potrebbe essere proprio il figlio della conduttrice. Se il Tata Safari non dà buoni risultati, i genitori, prima di ricorrere alla ben peggiore ultima spiaggia del prendo una persona a caso e gli do mio figlio, aprono internet. Ma posso dirvi una cosa? Sapete che è proprio così che io e Tommy abbiamo trovato la nostra tata del cuore? Siamo capitati su questa pagina di annunci per tate della città di Milano. Abbiamo inserito il nostro annuncio con tutte le nostre necessità e nel giro di un paio di giorni eravamo seduti a bere un caffè con quella che poi sarebbe diventata il nostro braccio destro. Siamo stati fortunatissimi, un culo è stata un buono alla prima. E dopo un primo incontro di presentazioni e conoscimento reciproco abbiamo iniziato a frequentarla sempre più spesso. Teo era molto piccolino, aveva 6 mesi e lei lo accudiva, se ne prendeva cura e poi me lo passava ogni tanto per le poppate. All'inizio ero molto spaventata dal fatto che fosse una ragazza molto giovane, ma ho capito prestissimo che è un fattore che non conta nulla, perché la sua voglia di fare era veramente tanta, così come la sua competenza. Mi ha fatta stare tranquilla sin da subito e dopo le naturali ansie delle prime volte quando glielo dovevo lasciare, però ho capito prestissimo di potermi fidare e di poterlo lasciare andare con lei. Oggi, praticamente un anno dopo, sono proprio amichetti loro due. Teo con lei fa il bravo e si fa fare tutte quelle cose che con noi è impossibile. Tipo si fa tagliare le unghie, si fa mettere la cremina, i massaggini, risolve le equazioni di quarto grado, dipinge olio su tela e modella la creta. Le obbedisce in tutto, Finisce la pappa, si fa lavare le manine col sapone e con lei è anche coccolone, se la abbraccia, se la bacia, mentre quando arriviamo noi si converte in un'anguilla invertebrata, piange, si accascia al suolo, non si fa prendere. E all'inizio pensavo, ma non è che adesso divento gelosa perché Teo sta bene con un'altra donna all'infuori di me. Poi alla prima cena utile con Tommy mi sono praticamente dimenticata di avere un figlio. Scherzo. Però è stato grazie a lei che io e Tommy pian piano siamo ritornati ad essere una coppia. Una coppia che ha dovuto ricordarsi un po' di come si faceva ad essere in due. Non è stato facile. Tuttora quando usciamo solamente io e lui ci fa un po' strano. Sentiamo di doverci riadattare, di dover prendere le misure di coppia ogni volta. Però credo sia importante farlo, perché con la babysitter cambiano tutti i modi di dire. Chi trova una tata trova un tesoro. Tanto va la tata da un altro che ti lascia col bambino. La tata del vicino è sempre occupata. Insomma, amici e amiche, non importa con quale metodo la cerchiate, ma la persona giusta per il vostro bambino esiste come. E se non è buona la prima, concedetevi qualche tentativo senza demoralizzarvi, datele una chance in più. Fidatevi di lei e del suo modo di fare, che anche se non combacia perfettamente con il vostro, il bimbo starà alla grande. Spegnete il telefono e uscite di casa. Ne avete bisogno ogni tanto, anche solo per ricordarvi di essere ancora una coppia innamorata, fare le vostre cose e ricordarvi di scendere una volta a settimana a cenare qualcosa nel ristorantino sotto all'angolo. Si può fare e si deve fare. Detto questo, cosa? Come si chiama la tata di Teo? Col c***o che ve lo dico. Sì.